Abbiamo detto ieri l'inizio del Triduo Pasquale, questa grande, grande esperienza che il popolo cristiano è chiamato a rivivere, l'esperienza del mistero pasquale, la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore, ieri messa in cena Domini, oggi un giorno che ha un'unica celebrazione, non è una celebrazione dell'Eucaristia, è la liturgia della passione e morte del Signore che si celebra nel pomeriggio. E qual è la caratteristica di questa liturgia? Poi dirò qualche cosa riguardo alla Via Crucis, che è un pio esercizio, un momento significativo di preghiera, ma non è la liturgia del Venerdì Santo. E la caratteristica è proprio che, come nella liturgia, ciò che viene annunciato, ciò che viene celebrato, si fa presente in una forma misteriosa, ma realmente presente. Ed è per questo che i fedeli, durante lo scoprimento della croce e l'ostensione della croce del Signore, piegano le ginocchia, non dinanzi a un manufatto, non dinanzi a un'immagine, ma piegano le ginocchia dinanzi alla realtà della morte di Cristo che torna a farsi presente in mezzo a noi, perché noi possiamo partecipare di questo misterioso evento salvifico. Dicevo, caratteristica del Venerdì Santo, peraltro anche dei venerdì di Quaresima, il pio esercizio della Via Crucis. Qui nella nostra città, la Via Crucis cittadina si svolgerà lungo le pendici del Monte Stella, a partire dalla piazza del mercato, salendo su fino al santuario. Ogni anno così molte persone vi partecipano, un momento molto intenso, carico anche di commozione. È la preghiera del popolo cristiano che, dopo aver celebrato la morte del Signore nella liturgia, quasi in un certo senso non sa distaccarsi da questo momento così grande, così intenso, e allora prolunga la preghiera, prolunga la partecipazione alla passione del Signore attraverso questa preghiera. In questi giorni passati, parlando della passione del Signore a diversi gruppi di persone, momenti di preghiera, momenti di riflessione, ho sottolineato due elementi che mi hanno sempre molto colpito e li ho sottolineati con queste due brevissime espressioni: per me, io con te. Per me, che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che è avvenuto, tutto questo immenso dono dell'amore di Dio, tutta la sofferenza che Gesù ha patito, il suo morire, il suo offrirsi totalmente al Padre, non è avvenuto genericamente per l'umanità, ma è avvenuto per ognuno di noi. Io con te, Signore, e cioè la mia risposta al tuo dono, la mia risposta a questo infinito dono d'amore, è la mia vita che voglio vivere insieme con te.